Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi. In questo episodio di Far Cry 5 vedrete all'opera uno dei tre fratelli del padre. Ve lo spoilerò adesso perché purtroppo tutto quello che vedrete è successo mentre non ero intenzionato a registrare. Cacciatori non suona bene. Ci ho pensato. Se Jacob vuole prenderti, manderà i suoi uomini migliori. Guardati le spalle, dice. Hai un secondo? Saresti dovuto venire. Dovevi scappare. Questo mondo è debole. Molle. Abbiamo dimenticato cosa vuol dire essere forti. Prima i nostri eroi erano gli dèi. Adesso abbiamo eroi senza Dio. Deboli. Fiacchi. Maledici. Lasciamo che i deboli governino i potenti e poi ci meravigliamo se il nostro mondo va a rotoli. Ma la storia conosce il valore del sacrificio. Dello sfoltire il branco per renderlo più forte. Per secoli e secoli, la collettività è prevalsa sulla vita dei singoli, così siamo sopravvissuti, dimenticandolo. E ora è tempo di pagare il conto. Adesso il collasso è imminente. E questa volta i singoli varranno più della collettività. Quando una nazione che non conosce fame né disperazione precipiterà nel caos, saremo pronti. Finalmente. Svoltiremo il branco. Faremo ciò che deve essere fatto. Eccellente. Voltiamo il bestiame! Bene, sfoltisci il bestiame. Deboli! Ben fatto. Ah.
sacrifica il debole. Villain, eccolo! Dentro! Che dice? Witty, controllo le sedie. Sono rimasti a marcire per giorni. Walker, apri le finestre. Sì, signore. E qualcuno spenga quella musica. Merda, Sully! Quando l'hanno preso? È una perdita di tempo, sono tutti controlla morti. Controlla lo stesso. Perché mi trovo sempre in mezzo ai cadaveri? Porca troia! Cosa? Oh, cazzo! Questo è vivo. Walker, vai, il furgone. Sì, signore. Oh, mio Dio, mi dispiace. Dammi una mano, forza. Eli, ma è... che cazzo ci fa il vice qui? Giacomo avrà preso di mira anche lui. Andrà tutto bene, vedrai. Ora sei con il White Tail. Lo portiamo alla tana dei lupi? Dove se no? Tammy non sarà contenta. Non preoccuparti di Tammy, andrà bene. Per la testa. Aspetta, io e Witty eravamo d'accordo che... Oh, davvero? Un momento, ero solo un osservatore imparziale. È una cosa stupida ed è anche pericolosa, dovreste saperlo entrambi. Che avrei dovuto fare? Lasciarlo morire. Tammy. Solo Dio sa per quanto è stato in quella stanza. Ho visto cosa fa alle persone. Tu invece no. Non possiamo fidarci. È quello che dicevano di te. Per fortuna non li ho ascoltati. Non si discute, ci serve. Non c'è altro da dire. Ci siamo capiti. Eh già, l'ha presa benissimo. Fuori! Ma io non ho fatto niente. Abbiamo bisogno di te. Sul serio. Riposati ora. Ehi là! Questo è quello che io reputo un tentativo di lavaggio del cervello da Jacob Seed. Fortunatamente, o almeno per il momento, non sembra sia andato a buon fine. E siamo stati salvati dai White Tail, un gruppo che si ribella al padre. Parlerei volentieri, ma Eli ti vuole vedere. Ehi, sei sveglio. Eli vuole fare due chiacchiere con te. Vai in fondo al corridoio, c'è Eli che ti aspetta. Bello vederti in forze. Ti stavo cercando, vice. Dutch mi ha parlato bene di te. Vado subito al dunque. Lo riconosco un vero soldato quando lo vedo. Stiamo perdendo uomini qui, inutile girarci intorno. Di questo passo non so se dureremo un'altra settimana. Dire che è un momento disperato è dire poco. Sto cercando di recuperare un po', quindi ho mandato dei White Tail a sabotare il centro visitatori. La setta lo usa come deposito per quello schifo di Gaudio. Ma i nostri uomini sono caduti in trappola, sono stati presi in ostaggio, quindi non abbiamo tempo da perdere. Se mando un altro gruppo rischiamo di perdere tutto. Ma tu sei qualcosa che la setta non si aspetta. Sei l'unica persona che ho in grado di gestire la situazione. E l'unica di cui mi fido. Conto su di te. Oh! Occhio con quell'affare! Eccoti. Questo è quello che è successo mentre lo stavo registrando. Ho voluto portare solamente questo pezzo perché comunque c'è stato un incontro ravvicinato con uno dei fratelli del padre. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì commentate, condividete, sostenetemi e alla prossima.